Una donna. Una donna. Così sembra. Ma se non fosse donna, sarebbe uomo? Così sembra. E se fosse uomo in corpo di donna, sarebbe transessuale? Così sembra. E se fosse donna con animo di uomo, sarebbe transessuale lo stesso? Così sembra. Allora, un transessuale è uomo o donna, secondo come lo consideri? Così sembra. Ma lui o lei, e come si sente? Così sembra. Quindi non conta ciò che sei, conta solo quello che senti di essere. Così sembra. Cioè, sei tu a decidere ciò che vuoi essere. Così sembra. Ma gli altri vedono quello che vedono e non quello che tu vuoi che vedano. Così sembra. È difficile mettervi d'accordo, te e gli altri. Così sembra. A meno che anche gli altri non vogliano vedere ciò che vedono. Così sembra. E questa che parabola è? La parabola della realtà dell'illusione. Un saporino lievemente socratico, no? All'anima il saporino, sì. Perché Socrate, i dialoghi da maieutica socratica, che spesso hanno avvicinato un po' alla maieutica che come centro metaculturale abbiamo coltivato noi in questi 30 anni, a me sembra abbastanza diversa, perché Socrate non tanto fa pensare l'altro, quanto pensa lui e poi fa credere all'altro di aver pensato lui. Invece noi cerchiamo effettivamente che sia l'altro che pensi. Quindi questa è un po' una presa in giro di un dialogo socratico, cioè presa in giro poi di Platone, perché noi di Socrate non sappiamo nulla di preciso, solo quello che ci dice Platone. Bene.